Pronostici rispettati, ma anche tante sorprese dopo la tornata del voto delle amministrative che ha coinvolto circa 1.000 comuni italiani, tra i quali 26 comuni capoluogo. Nelle città capoluogo, dopo le sfide erano le più attese e combattute, i dati sono ormai definitivi e designano una nuova mappa delle giunte comunali. A Verona, la netta affermazione di Flavio Tosi della Lega riconferma il sindaco Scaligero al primo turno. Orlando dell'IdV e Doria centrosinistra sono in grande vantaggio rispettivamente a Palermo e Genova, dove si affermano con un buon risultato anche i grillini. Per l'ex sindaco del capoluogo siciliano si profila un ballottaggio con Fabrizio Ferrandelli, ex IdV, sostenuto dal PD e vincitore delle primarie del centrosinistra a Palermo. A Genova Marco Doria, PD, SEL e IdV, potrebbe andare al ballottaggio. Ad affrontarlo Enrico Musso, appoggiato da una lista civica, o forse il candidato grillino Paolo Putti. Proprio il Movimento 5 Stelle anche a Parma coglie una netta affermazione, con Federico Pizzarroti in pole per sfidare il candidato del centro-sinistra Bernazzoli, ampiamente in testa nella città emiliana. Il governo si aspetta da oggi stesso una riduzione dei prezzi del carburante di almeno 4-5 centesimi al litro, oltre alla riduzione di 2 centesimi già avvenuta, lo ha detto Claudio De Vincenti, sottosegretario allo sviluppo economico, al termine dell'incontro con la filiera dei carburanti. La media dei prezzi della benzina in Italia, detto De Vita, è superiore alla media europea di 3 centesimi al litro, ma in alcuni distributori abbiamo anche prezzi più competitivi rispetto all'Europa.